La colpa è imprudenza, negligenza e imperizia, non è volontà di fare del male. La morte di Luana D'Orazio, stritolata da un macchinario a cui erano state disattivate le barriere antinfortunistiche, è conseguenza di una colpa che i titolari dell'azienda di Montemurlo si sono assunti patteggiando la pena. 2 anni alla titolare Luana Coppini, 1 anno e 6 mesi per il marito Daniele Faggi, entrambi con la sospensione condizionale. Mi dicevano a me: cosa vuoi cambiare? E tanto è stato sempre così e così sempre sarà. Hanno ragione chi mi dice queste parole. E si aspettava una sentenza quindi diversa? Un po' più esemplare. Aspettavo un po' più di rispetto verso la morte di mia figlia. La pena è stata concordata con la procura dopo l'effettivo pagamento del risarcimento, quantificato in oltre 1 milione di euro. Nel patteggiamento poi rientra anche una sanzione pecuniaria di poco più di 10.000 euro per la ditta. Non c'è nessuno scandalo. È una sentenza che nasce su 2 pilastri. L'assunzione di responsabilità, la conseguenza di questa responsabilità, di spingere l'assicurazione in tutti i modi e mezzi perché ristorasse un danno o una perdita così grave, così come i benefici riservati dall'ordinamento a chi ammette le proprie responsabilità e cerca una soluzione di questo genere, sono un qualcosa che aiuta l'ordinamento a essere funzionale alle risposte. E poi ci sono i benefici di legge. Nel processo penale per la morte di Luana rimane un unico imputato, il tecnico manutentore che ha scelto il rito ordinario. Chiara Caleo, TG24, Prato.